Oggi mare da surf casting, o meglio, ieri era proprio surf casting quello puro. Oggi siamo in fase di scaduta, però ci sono ancora delle onde bellissime, ragazzi, che si infrangono anche in lontananza, fanno della schiuma. Il mare è torbido, sono tutti i presupposti per fare una bella pescata e passare una bella giornata, in compagnia ovviamente di mio padre, che si è già posizionato con la sua sedia. Vista mare. Ricordo ovviamente che l'appassionato di surf casting è lui. Le canne, per favore. Quando c'è questo mare, spesso e volentieri vengo insieme a mio padre a pescare, perché anche il surf casting regala, come un po' tutte le tecniche di pesca, grandi emozioni. Adesso do una mano a montare le canne, speriamo di far uscire qualche bel pesce e di divertirci, di passare una bellissima giornata, dai. Incomincerà a lanciare la prima canna. Ci siamo posizionati in questa posizione dove infrangono tre onde e cercheremo di sondare tra la seconda e l'ultima onda. Un'altra sicuramente la piazzeremo subito sotto il gradino, poi magari se ce n'è l'occasione ne piazzeremo un'altra qui sulla sinistra, dove dovrebbe esserci un canalone. Si nota distintamente per come lavorano praticamente le onde a mare. Andiamo a posizionare la seconda canna. Cercherò di lanciare dietro quest'onda che si è appena infranta, perché sembra che qui, proprio di fronte a noi, ci dovrebbe essere un canalone. Vediamo un po'. In pratica ieri siamo passati a vedere il mare e avevamo una canna in macchina, questa qui, e mio padre aveva un po' d'esca con sé, aveva un vecchio americano e non abbiamo potuto resistere nel piazzarla, sul pomeriggio tardi, circa le 5 e mezza, 6, e abbiamo preso una spigolotta maculata. Sarebbe poi quella che vi ho fatto vedere su Instagram. Sono circa le 10 e mezza, adesso abbiamo a disposizione fino alle 7, quindi sicuramente il calasole proprio pieno non riusciremo a farlo, però purtroppo abbiamo degli impegni dopo a cui non possiamo desistere. Ragazzi, sono fiducioso, il mare scende veramente perfetto, è uno spettacolo. Ragazzi, la prima canna che abbiamo lanciato già l'abbiamo controllata. Entrambi gli ami erano praticamente puliti, quindi sicuramente granchi, pulci di mare. Ci siamo incagliati. Sai che abbiamo perso tutta la montatura? E infatti è così. E chi glielo spiega a mio padre? Pa, mi sa che ho rotto, cioè, probabilmente non ho fatto il nodo bene. Però era incagliato, mo si era incagliato, Sì, capito? vabbè, è incagliato perché Beh, va in da sabbia, affonda, no? affonda il peso. Affondi da sabbia. Vabbè, usiamo questa montatura che stavo preparando per quest'altra canna. A un amo, la lanciamo distante. Ok? E lascia che stacca, Ragazzi, questa la lanciamo più lontano possibile. Abbiamo messo uno short rovesciato, un solo amo. Ok. Abbiamo messo un peso a sfera di 75 grammi per renderci conto della corrente, e poi nel caso in cui dovesse rispondere in maniera corretta aumentiamo il peso del piombo, 100, 125, 150, 175, ora vediamo. Ricontrolliamo le esche. Vediamo un po'. Sotto l'amo è pulitissimo. Sopra invece intero, intero. Abbiamo l'americano intero, sano, non l'hanno proprio toccato. Il mare, ragazzi, scende molto bene. E in queste situazioni, papà, giustamente avrebbe messo più di due canne, almeno per cercare di sondare varie distanze. Adesso l'amo di sotto, questo qui, lo hanno mangiato, quindi molto probabilmente potrebbero essere dei granchi. Proviamo a mettere un'esca come l'americano, che è un po' più dura, più resistente, vediamo se,
se fa la stessa fine dell'esca di palo che abbiamo messo prima. Ragazzi, c'è un vento fortissimo, c'è un vento fortissimo. Controlliamo la canna, questa qui. Ci siamo incastrati. Il mare lavora tanto, si affossa, raga. Ma no, papà, che pesce! Mamma mia, qua sotto, qua sotto! Qua sotto! Non lo vedo, non lo vedo più! Mamma mia, papà! Era enorme, papà! Beh, metti la canna qua sotto, metti una canna qua a terra, assolutamente! A terra proprio, papà, lo scalino, a terra lo scalino stava! Ci posso credere, raga, era un mostro, ho visto un mostro! Sul gradino! Era enorme, era enorme! Facciamo subito l'innesco e la lanciamo qua a terra! Senza pensarci due volte! Papà, proprio... quella stava proprio qui, sullo scalino proprio! Esatto! Boh, 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 non ritira troppo, non ritira troppo che te la porta poi troppo indietro! Oh, ma era enorme, papà, era enorme! Proprio... No, era una spigola, era una spigola! No, era... era chiatta con la coda, ho visto entrambe, ho visto sia la coda che la spina dorsale, era una spigola. Ragazzi, ad avercela una canna da spinning, secondo me in questi casi potrebbe sempre far comodo. Stava proprio qui dove si infrange l'onda, qui dove si infrange l'onda. Quanto ci saranno stati? 30, 30, 50 centimetri, quanto ci può essere qua? No, le piazziamo entrambe sotto lo scalino. Vediamo se la becchiamo. Ragazzi, c'è? No, c'è. Piccolina, secondo me. Finalmente, la prima cattura. Eccola qua, spigolotta, dai. No, cos'è? Una mormora. Una mormoretta, raga, piccolissima. Ragazzi, sono le 5:20, purtroppo noi per le 6 dobbiamo smontare. Oltre alla mormoretta non siamo riusciti a prendere più nulla. Vediamo se in questa mezz'oretta di tempo accade qualcosa, la vedo difficile. Ci abbiamo provato, insomma. Mare veramente spettacolare, spettacolare. Ci ha regalato solamente una piccola mormoretta, però almeno abbiamo scappottato. Dai, vediamo se in questa mezz'ora riusciamo a tirare fuori qualcos'altro. Ragazzi, ci dispiace troppo andarsene via dalla spiaggia nelle ore, diciamo, clou. Cioè, siamo quasi al calasole, però purtroppo abbiamo degli impegni e dobbiamo per forza tornare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, cosa poteva essere quel pesce che ho visto proprio sotto lo scalino. Anche perché siamo quasi a fine stagione per le spigole, almeno qui da noi. Poteva anche essere un serra, una lecciamia, comunque... Per quanto ho visto io, la pinna dorsale e la coda sembravano proprio quelle di una spigola. Come al solito, ragazzi, vi do appuntamento ad un prossimo video. Continuate ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Continuate a seguirmi su Instagram. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti quanti i link per trovarmi sui social. E noi vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Ciao, ragazzi!